Io non vorrei tanto ricamarci, nel senso che chiaramente sono delle cose pesantissime, perché questa donna era una donna devastata, chiaramente, però anche la famiglia voleva che qualcuno professionista dell'informazione entrasse e la vedesse, siccome loro non si fidavano più di nessuno, perché c'era gente che era entrata, l'aveva vista e aveva detto lei sorride, in realtà lei aveva degli spasmi, per cui sembrava a volte che ci fosse una parvenza di sorriso, no? Sai la vicenda della vedova di Nassiria, no? Che sì, è entrata dicendo mi ha sorriso, l'ho accarezzata, mi ha sorriso. Allora, non ha niente, non c'era più niente della Eluana che noi vedevamo nelle foto, non c'era niente, niente, neanche una lontanissima, un lontanissimo ricordo di quella donna. Era completamente immobile. Completamente immobile. Come una Terry Schiavo, peggio però, perché la Terry Schiavo aveva un movimento facciale, lei non ce l'aveva. Aveva la bocca socchiusa e sì, è questa lingua in movimento, insomma, e non deglutiva, altra cosa che da dire, non deglutiva e non ha mai deglutito. Per cui questi che pensavano perché questi qui gli tolgono i tubi, potrebbero dargli da mangiare, questa qui non ha mai deglutito. La cosa che sconvolge, che mi ha sconvolto, a parte il primo impatto ovviamente, ma che questa vivesse in quelle condizioni da 17 anni. E la dovevano, ogni due ore la giravano, la spostavano da una parte all'altra per evitare le piaghe da decubito, però aveva il problema delle orecchie, no? Perché le orecchie le puoi spostare da una parte all'altra, ma non puoi sollevarle, cioè la testa ti si appoggia da qualche parte, per cui aveva queste piaghe sulle orecchie, aveva questa cosa nel naso, aveva i tubi, tubetti vari, insomma tutto quello che puoi immaginarti in un ospedale, era una specie di fantoccio di gomma, cioè messa lì con gli occhi girati per dietro, che faceva qualche movimento con la bocca. E quando tu gli, c'era il medico che ha detto vedi che non deglutisce, gli ha appena spruzzato un po' di qualche cosa in bocca e lei buttava fuori, faceva così, hai capito? Per cui lei non deglutiva. E poi io ho avuto l'impressione sabato, domenica quando sono andata, sono rimasta tre ore io lì, ero con lo zio Armando, ho avuto l'impressione che lei veramente fosse appesa a un filo, al di là della sospensione dell'alimentazione, e il volto aveva qualche piccolo movimento, ma di contrattura, come si può chiamare, non so il termine usartelo. Secondo la tua opinione, se sì, Beppino Englaro avesse fatto vedere le immagini di Eluana, è quello che tanti gliel'avevano consigliato, ma lui aveva promesso a Eluana che non gliela faceva, che non faceva. Lui lo avrebbe fatto solo in termini estremi, perché se fosse arrivato all'estrema rischio che questa cosa non poteva andare in porto, e avrebbe fatto vedere in una mano la foto di Eluana quando era sana, e nell'altra la foto di Eluana adesso, dicendo questa è l'ultima violenza che avete fatto a mia figlia, mi avete costretto a far vedere la foto di mia figlia, ma le foto non ci sono, cioè, capito? Cioè, sì, avrebbe fatto questo e sarebbe stata l'ennesima violenza, nonostante tutti negli ultimi tempi gli avessero detto fai vedere una foto di tua figlia.